Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Siamo con Cristiano Leonardi, un appassionato del mondo dell'ippica, un imprenditore molto conosciuto a Terni, che appunto nella sua carriera ha avuto fatto diverse, tantissime cose. Sicuramente oggi è un orgoglio per lui ricevere il premio Fair Play direttamente dal CONI Umbria. Ecco, nella sua carriera ha dovuto sicuramente far fronte a tante difficoltà, ma ne è uscito con successo. Ecco, se può fare un bilancio di quella che è stata la sua attività e di cosa significa per lei ricevere questo premio. Intanto ringrazio il CONI ovviamente per aver pensato a me e per darmi questa soddisfazione, che ho sempre fatto in modo molto silenzioso nella mia città, perché in verità ho sempre corso fuori, all'estero oppure in altre piazze come Milano e Roma. È stata una passione che poi si è tramutata in una professione, e fin quando ho avuto la fortuna, perché poi alla fine si parla di questa, di trovare un cavallo come Time Chant, allevato dal mio allevamento italiano, l'EG di Massimo Parri, che mi ha consentito di vincere veramente tanto, di rifiutare delle offerte importanti da Hong Kong, e che non posso nascondere ha cambiato molto la mia vita. Oggi ricevere a Terni, nella mia città, un premio dai ternani come Ternano non è assolutamente facile, perché come si sa nessuno è profeta in patria, ed io che ho amministrato questa città per 10 anni, che ho fatto il presidente della Federazione Italiana Tennis Provinciale e il direttore marketing della Ternana Calcio, conosco Terni in modo dettagliato. Dunque tutto questo si rafforza, perché viverlo a Terni davanti agli occhi dei miei cittadini e dei miei figli mi dà una soddisfazione che supera anche il merito di Time Chant. Programmi per il futuro, per il prossimo futuro? Abbiamo comprato degli yearlings per debuttare a maggio, e abbiamo diversificato nel trotto con una cavalla chiamata Volterra, di un allevamento umbro di Sergio Carfagna, che sta facendo molto bene, e stiamo camminando sempre scontrandoci con dei colossi economici stranieri. Ma insomma ci piace competere e accettiamo le regole del gioco. Molte volte si perde, poche volte si vince, ma quelle volte che si vince azzeri le sconfitte. Siamo con Domenico Ignozza, presidente CONI Umbria. Oggi a Terni una festa dello sport, possiamo dire, perché verranno premiati e dati dei riconoscimenti a non solo a sportivi, ma anche a in generale, insomma, volontari, atleti ternari che si sono distinti in questo anno appena passato. Ecco, una sua battuta, un suo commento rispetto a questa grande festa dello sport, appunto. È la festa dello sport ternano a cui teniamo in modo particolare. Terni, in questo quadriennio che si è appena concluso, ha dimostrato che lo sport è qui e di casa. Le tante attività svolte, le attività a livello internazionale che hanno portato l'Umbria ad essere prime tra le regioni italiane a livello nazionale e internazionale, buona parte di tutto questo grande successo è dovuto proprio agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti ternani. Festeggiarli oggi ci sembrava la cosa più bella e necessaria da fare. Ecco, oggi anche verranno consegnati dei premi Fair Play, tra questi a Cristiano Leonardi, che appunto si è distinto nel mondo dell'ippica. Ecco, perché questi premi Fair Play? Cosa hanno di così speciale? Cosa ha di così speciale Leonardi? Cosa hanno di speciale è il nostro mondo. Il mondo dello sport dovrebbe vivere con il Fair Play, non ci stanchiamo mai di predicarlo, abbiamo bisogno di grandi esempi, Leonardi è uno di quelli. Il Fair Play per noi è alla base di tutto. Avere esempi a cui far riferimento serve non solo a noi dirigenti ormai adulti, ma serve soprattutto ai tanti, alle migliaia di giovani che ogni giorno si avvicinano allo sport per vivere attraverso lo sport i grandi valori della vita. Quindi Leonardi per noi è un esempio che dobbiamo seguire. Ecco, un'ultima domanda: il 2017 cosa vedrà per il CONI Umbria? Cosa ci sarà? Cosa aspetta, insomma, questo nuovo anno? La risposta più semplice è che si ripeta il 2016, che si ripeta il 2015, che si ripetano gli anni dell'ultimo quadriennio. Sono stati 4 anni che ci hanno visto ad altissimo livello, balzare alle cronache internazionali e nazionali.
Per il 2017 qualcosa in più, sì, sicuramente, un palazzetto dello sport a Terni. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arezzo Acquesio, torna puntuale tra un'ora.